Buongiorno, dottor Falcone. Buongiorno. Il dottor Falcone non è più giudice adesso, il dottor Falcone... No, scusi, sono giudice con funzione amministrativa. Di direttore, se non sbaglio, degli affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Perfetto. Lei ha sentito con quanta passione, professor Arlacchi, ha evocato quella stagione che l'ha vista come protagonista e nel suo nuovo incarico. Noi abbiamo ascoltato nei giorni recenti anche il Ministro di Grazia e Giustizia richiamare la centralità di alcuni momenti anche organizzativi di quel periodo. Voglio cominciare questa conversazione con lei, per la quale ancora la ringrazio, proprio da questo. Ma allora, il pool, questa idea cioè che un gruppo di magistrati impegnati sul lavoro contro la mafia potesse essere privilegiato in questo lavoro, è un'idea che sta per diventare di nuovo modo di agire o è soltanto un dibattito, come dire, di cultura giudiziaria? Ma io sono lieto di poter confermare che siamo ormai a buon punto per finalmente razionalizzare l'intervento dei magistrati, soprattutto dei magistrati del pubblico ministero. In altre parole, sta diventando una realtà giuridica, prima ancora che organizzativa, la istituzione dei gruppi di lavoro contro la criminalità organizzata. È un momento estremamente importante, perché la dimostrazione, la conferma che hanno fatto il loro tempo quelle cognizioni, quelle teorie secondo cui il giudice doveva potersi occupare di tutto. Il giudice onnisciente, il giudice peritus veritorum è una inesistente realtà. Occorre, di fronte a una criminalità sempre più complessa, sempre più articolata, occorre la necessaria formazione di gruppi che siano ulteriormente specializzati allo stesso modo della criminalità organizzata. Mi diceva un giorno un collega americano: voi italiani combattete la criminalità organizzata in modo disorganizzato. Credo che questa sia una profonda verità. Occorre organizzarsi in maniera funzionale, tenendo conto che solo attraverso l'organizzazione, attraverso la possibilità di recepire tutti i vari rivoli, i vari spunti che spesso si presentano in tutta una serie di indagini diverse, solo allora sarà possibile cogliere in tutta la sua multiforme realtà, in tutta la sua gravità e complessità, la potenza criminale delle organizzazioni mafiose. Dottor Falcone, lei proprio con la sua vicenda è testimone che il pool, quando ha perso importanza, quando di fatto è stato smantellato, non sia stato una misura amministrativa. Dietro quella scelta, lei stesso a quell'epoca l'ho ricordato, ma soprattutto è diventato un tema di dibattito comune, c'era la volontà quantomeno di non consentire che il lavoro del pool potesse proseguire come proseguiva, cioè si era arrivati a uno snodo importante nella lotta tra lo Stato e la criminalità, sapendo, lo abbiamo documentato in queste ore di trasmissione, che la criminalità ha degli alleati oggettivi e soggettivi anche all'interno degli apparati statali, delle amministrazioni locali, eccetera. Il fatto che oggi lei riproponga con nuova autorevolezza il pool significa che quei problemi che si erano posti allora sono stati risolti? Io credo che nello scontro fra le due culture, una cultura più moderna, più aderente ai fatti, e una cultura che vedeva il magistrato come il solito personaggio racchiuso nella torre d'avorio, individualista e completamente privo di collegamenti con la realtà, ecco, abbia prevalso finalmente quella figura più moderna di magistrato che può consentire di fare quei passi avanti che sono assolutamente necessari. Dico questo, sono convinto di questo, perché quello che in sostanza sostengo, ho sempre sostenuto, non è più un patrimonio del singolo, di me o di pochi altri, ma credo che un po' tutti si sono resi conto che senza la unione delle forze, senza i collegamenti fra le indagini, c'è ben poco da fare.
Non vorrei essere ottimista ad oltranza, ci sono ancora tante, tante resistenze da vincere, c'è soprattutto da evitare il rischio della creazione di organismi elefantiaci appesantiti che non possano produrre quei risultati che tutti si aspettano. Ma proprio per questo occorre che tutti quanti, tutte le persone di buona volontà, diano il loro contributo affinché questi organismi, la cui nascita è ormai imminente, siano messi realmente in condizione di lavorare. Certamente i pericoli ci sono, nessuno se lo nega, nessuno lo nega. Mi ricordo che una delle accuse più brucianti che mi si faceva ai tempi era di aver creato chissà quali centri di potere. C'è in effetti questo pericolo però, ed è proprio questo il pericolo che deve essere evitato. C'è la sempre ricorrente accusa di voler spostare il pubblico ministero nell'orbita alle dipendenze dell'esecutivo. Anche questo è un pericolo da evitare, ma proprio perché ci sono questi rischi, proprio perché è possibile che una riforma malfatta crei problemi di appesantimento e quindi produca risultati opposti rispetto alle aspettative, proprio perché ci sono questi pericoli, dicevo, occorre che tutti quanti vigilino e nello stesso tempo contribuiscono affinché la riforma venga fuori con tutte le sue potenzialità intatte. Dottor Falcone, c'è il senatore Chiaromonte, presidente della Commissione Antimafia, che vuol parlarle un momento. Prego. No, io volevo soltanto osservare che c'è una diversità fra il modo come si ponevano i problemi quando fu istituito, soprattutto a Palermo, il pool antimafia che ha dato i risultati positivi di cui ha parlato Borsellino, che sono ormai fatto della storia della lotta contro la mafia, e la questione che si pone oggi col nuovo codice di procedura penale, dove c'è un problema, il dottor Falcone lo sa naturalmente meglio di me, di coordinamento dell'azione dei pubblici ministeri che indagano su fatti di mafia anche di città diverse, di posti diversi. Ecco, io che ho espresso prima un apprezzamento sui provvedimenti del governo, ritengo che il provvedimento che riguarda questa questione ha già suscitato molte riserve, critiche da parte di magistrati. Ecco, su questo punto io penso che il Parlamento debba modificare. Noi ascolteremo Martelli in Commissione Antimafia mercoledì prossimo. Io credo che il pericolo fondamentale sia quello a cui accennava anche in un certo senso il professor Allacchi, che stabilendo la vocazione da parte del procuratore generale, come stabilito, ci sia il pericolo che le indagini sulla mafia vengano avocate da chi per motivi non deteriori, per motivi culturali, per età, per stato di carriera, che alla fine della carriera non vede. La cosa forte del pool antimafia di Palermo era che era composto da magistrati in età verde, più Falcone era in età più giovanile rispetto a quando noi adesso tutti quanti eravamo più giovani, e c'era cioè un tentativo di portare avanti una cultura nuova. Su questo punto io ho l'impressione, ho preoccupazione, quindi bisogna trovare, perché il problema esiste del coordinamento dei pubblici ministeri, esiste e va risolto. Forse la formula adottata, pensata dal decreto del governo, non mi sembra in verità la più idonea. Dottor Falcone. Ma io ho ascoltato con religiosa attenzione quello che dice il presidente Chiaromonte, è sempre molto saggio e molto attento, e anche questa volta ha colto nel segno. Però io credo che probabilmente non si sia inteso fino in fondo, e questo c'è probabilmente anche
un difetto di divulgazione della finalità complessiva di questi primi provvedimenti, non si sia compreso fino in fondo, dicevo, lo scopo complessivo della manovra. In buona sostanza, attraverso l'istituto della vocazione si è inteso soltanto ovviare nell'immediato a situazioni incresciose che già si stavano realizzando, si erano già realizzate. Non sono contro la vocazione. Lo so. Il problema è chi fa la vocazione. Certamente. E allora, ripeto, il problema, lei lo sa meglio di me, il problema di chi fa la vocazione comporta una grossissima questione, che è la scelta dei capi degli uffici di procura e di procura generale. Certo. E purtroppo molto spesso accade che non si sa bene qual è la causa e qual è l'effetto. Sì. L'effetto è i procuratori generali in età troppo avanzata, oppure ci sono procuratori generali in età troppo avanzata perché non vengono utilizzate appieno le procure generali. Tutto sommato a me sembra che siano pseudo problemi, perché riterrei che in una futura prospettiva, in un futuro assetto degli uffici di procura, questi problemi si risolveranno da soli, perché necessariamente questa simmetria di uffici del pubblico ministero rispetto agli uffici giudicanti non potrà più resistere a lungo. Aveva una sua ragione di essere quando vi era un codice ispirato al principio inquisitore, e quindi vi era la necessità di un procuratore della Repubblica presso il Tribunale, di un procuratore generale presso la Corte d'Appello, di un procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Adesso, in cui il pubblico ministero è stato restituito senza ibridismi di alcun genere alla sua genuina qualità, che è quella di parte, e tutto questo non significa, lo ribadisco anche in questa sede, dipendenza dall'esecutivo, una volta che dicevo che il PM è ridiventato, o meglio, diventato parte quale deve essere in un processo di tipo accusatorio, ecco che queste distinzioni fra procure e procure generali nel futuro, in prospettiva, avranno ben poca importanza. È importante invece che si cominci a comprendere, e per fortuna credo che un po' tutti lo cominciano a comprendere, che occorre un tipo di raccordo, di collegamenti, di connessioni tra pubblici ministeri senza dubbio molto migliore di quello che è attuale.